Gioco o non gioco, questo è il problema. Due vittorie nelle ultime due partite contro avversari di spessore in una Serie B che non fa della qualità tecnica il suo fiore all'occhiello. Battute Cesena e Padova, soprattutto grazie alle individualità che fanno del Palermo la squadra da battere. E se il gioco latita, a salvare Gattuso ci pensano proprio le qualità tecniche di calciatori a cui, almeno sulla carta, la Serie B sta stretta. Sorrentino, Muñoz, Barreto ed Hernandez, una spina dorsale che fa gol a tutta la categoria e, perché no, anche a qualche squadra di Serie A. Di Gennaro e Lafferty, i nuovi acquisti del mercato estivo, hanno fatto subito la differenza proprio con la loro classe e hanno regalato a Gattuso qualche settimana di serenità. È proprio questa la differenza tra il Palermo e le altre squadre della serie cadetta: la qualità dei singoli. Il gioco ancora non si vede e sembra imbrigliato tra i dettami tattici del tecnico calabrese che, dopo aver cominciato il ritiro sull'onda del 4-2-3-1, ha cambiato in corsa affidandosi al centrocampo a 3, caldeggiato dal presidente. Risultato: squadra messa meglio in campo, ma giocatori fuori ruolo. Da Stevanovic mezzala a Barreto regista, questi i rebus da risolvere in vista delle prossime partite, perché lo spirito di adattamento dei giocatori non incateni il tecnico in una strada senza uscita. La mancanza di un regista, inspiegabilmente non acquistato visto il cambio di modulo, e l'incognita di Bala, spinto dal presidente Zamparini e mai lasciato in panchina nonostante le cattive prestazioni, sono i veri punti interrogativi di un Palermo che riesce a vincere ma non ancora a convincere. Ma se i campionati si vincono in difesa, il Palermo può stare tranquillo. Non ingannino i 4 gol presi finora, scaturiti tutti da errori individuali. I rientri di Muñoz e Daprelà garantiranno una difesa solida e difficile da penetrare. In Serie B serve pazienza, progettualità e lungimiranza. Il Palermo è pronto?